Passiamo ai migliori momenti degli allenatori nel calcio, partendo da questa clip, ragazzi, di uno stop di Antonio Conte quando stava al Chelsea, ragazzi, boom, calmo e elegante. Rimani fino alla fine del video perché quello che vedremo oggi è assurdo, soprattutto il finale. Ma questo qua, ragazzi, oh mio Dio, crazy skill. Brigate rosso-nere, dove sta? Sta a Milano, di che anno è? Non ho riconosciuto l'allenatore, non è che era il Milan di Giampaolo? Ok, anche qua, ragazzi, bel palleggio, boom, pam. Non so, c'è un qualcosa nel vederli così vestiti eleganti, ragazzi, e comunque palleggiare. Oddio, questa qua, questa la conosco, boom. Guardate qua, che golazzo, mi sa che stavano in Giappone. Porca miseria, l'allenatore ha fatto un golazzo. Questo è da Puskas, ragazzi, guardate qua, boom. Porca miseria, se no non ci stava il portiere. Però il bello è che cade proprio sulla linea, avete visto? Qui vediamo che gli discutono, lo ammoniscono. Cosa fanno? Cosa fa l'arbitro? Ok, stanno in Giappone, abbiamo confermato, ragazzi. Però cosa stava facendo l'arbitro? Non ho capito. Qui abbiamo un signore, ok. Crazy skill. In realtà non tanto crazy come quello che abbiamo visto finale, oddio. Ecco, ecco. Cosa vuol dire stare in giacca e cravatta? Ok, perfetto. Boh, magari sta qua, elegante, ragazzi, stop di petto, passaggio, perché ovviamente la tecnica non si perde negli anni, si perde solamente il fisico e l'agilità. Sedor qua, ragazzi, boom, la sassifica. Anche lui grandissimo giocatore, non grande allenatore, però grandissimo giocatore. Guarda, guarda cosa la ride, hai visto cosa la ride? Ci so ancora a fare, ci so ancora a fare. Adesso mi sa che fa il telecronista per la Champions. Quittato completamente il lavoro di allenatore. Questa è una Barcellona, è Luis Enrique, oh, era un altro allenatore. Sì, stava Neymar, questo è Neymar. La Rabona! Mira che quasi, mi quasi distrutta Neymar, bellissima, come prova a fare con la Rabona, stava per crepare. Immaginate un allenatore che si infortuna durante una partita, sarebbe tipo pazzo. Questo è Wenger? No, no, sto sognando. Sì, è l'Arsenal. E Arsene Wenger, che fun fact, io come molti altri da piccolo pensavo che l'Arsenal si chiamava Arsenal in onore dell'allenatore Arsene Wenger, cioè che l'aveva creato pure lui e ci aveva messo il nome seguendo il suo nome. Pensieri da bambino di 5 anni, però. Andiamo a vedere un altro, ok, questa clip del 40 era, però era... Mi ricordo benissimo questa clip. Ok, qua, la crocchetta, non ha fatto la crocchetta. Che infame, ragazzi, che time wasting da parte dell'allenatore. Allora, l'altra volta a Barcellona, il Barcellona ha gli allenatori più skillati, e l'altra volta Luis Enrique. Penso che adesso hanno Xavi adesso, quindi un altro GOAT. Stop con la suola, elegante, ragazzi. Ok, poi ci sono quelli che dicono che è impossibile, però vabbè, piccola critica allo short dei tocchi incredibili di Marcelo. Ma questa è un'altra storia, torniamo agli allenatori pazzi, ragazzi. Ok, boom, mamma mia che capozzata, boom. Gran tocco, palleggio, con le mani in tasca, vedi, questa è la cosa figa degli allenatori. Giaccone, mani in tasca, boom, tocco elegante. E pensano, sì, sì, lo so ancora fare, lo so ancora fare. Nonostante i 1400 anni che non gioco, lo so ancora fare. Anche questo qua. Dang. Ma guardate quanto è figo. Te lo vedi così, gli occhiali, sembra un professore di matematica. E poi ti titta questo colpo di tacco. Poverino, non sta guardando nessuno la partita, però. Teum. Guarda qua, questo deve essere anche un po' più gioia, perché si muove troppo bene. Sì, si muove decisamente troppo bene. Ok, lasciatelo divertire, lasciatelo divertire. Anche qua, dove stiamo? Negli anni 70. Rabona! God. Godid, mamma mia. Qui palesemente Sunday League, ragazzi. Boom. Però, allenatore, che apparentemente a questo livello potrebbe entrare e giocare lo stesso. Tanto, questi livelli bassi, la fisicità incredibile non ci serve come serve nel... Ma questa è l'altra squadra di prima. È l'allenatore di prima. Abbiamo già visto questa squadra. Diceva, a quelli lì bassi non serve avere il fitness che serve nella Premier, nella Serie A, però. Oddio, la palla è rossissima. Non ho mai visto un pallone così rosso. Un colpo di tacco così l'ho visto, però un pallone così rosso no. E Pochettino, certe volte me li sogno probabilmente. No, non è lui. O è lui? 20 kg in meno? Boh, chi lo sa. Oddio, cosa fa qua? Niente. Ok, palleggio da Teo. Questo là che è Hakim Love. Mamma quanto ti piace questo allenatore, ragazzi. Col Brasile del 7-1 alla Germania.
Non dico che ho goduto, dico che ho godutissimo, ragazzi. Io ero un top fan di quella Germania assurda. Kroos, Müller, Klose. Quanto era forte Klose. Teniamo pure un timbretto che faceva la firma di Klose. Fortissimi. Se state chiedendo perché non stavo in Italia, era uscito tipo ai gironi, ragazzi, nel 2014. Non aveva già più senso di fare in Italia, ragazzi, ai mondiali. Dopo di questo non si è nemmeno qualificato per due volte, come tutti quanti sappiamo. Quindi, il secondo gli fa pure approved. Ok, qua abbiamo un rinvio da parte del pubblico, ragazzi. Colpo di testa, doppio palleggio, triplo, mamma mia. Le skills dell'allenatore. Ok, qui, gran tocco. Il passaggio non è stato 100-100, però gran tocco. Anche qua, perfetto, ragazzi, boom. Di prima, boom, la passa. Oddio, abbiamo trovato la clip, ragazzi, di prima. E ho capito anche chi è l'allenatore. Stanno in Cina ed è Lippi. Porca miseria. Ok. Abbiamo bisogno di Arsenal Wenger, ragazzi. Ok. Boom. Bel passaggio. Interessante. Cioè, non ottimo, ma passaggio Klopp. Oddio. Ah, ok, che aveva fatto la reaction. Ok. Abbiamo clip verticali adesso. Rinvio bruttissimo che arriva giusto, giusto al manager. Tocco pulitissimo. Guardate qua. Bam. Boom. Fermata dal Betis. Al Betis, signori. Questa l'abbiamo già visto, non l'abbiamo visto. Mi dice, ragazzi, c'è la memoria di un pesce rosso. Ma è Gattuso. Oddio. Fighissimo. Damn. Che tocco. Il mancio. E qui abbiamo invece, ragazzi, boom. Non mi piace le clip verticali perché se non capisci chi è il manager, voglio vedere prima, voglio vedere come si attira. Invece qua abbiamo visto un bel tocco all'esterno. Boom, l'alza. Cadevo di nuovo Arsenal Wenger, ragazzi. È lui, io sto sognando, non lo so. No, non è Arsenal Wenger, ok, ragazzi, no. È l'allenatore che si diverte in allenamento. Boom, qua bel tocca, ragazzi. Questo è ancora migliore. La stoppano e la passano subito ai giocatori per riavviare la partita più velocemente. Abbiamo anche Mourinho, ragazzi. Mamma mia. Ok, qui bel tocco, bel palleggio sempre, ragazzi. Però le clip verticali gli fanno venire la rabbia perché non si vede niente. No, la passa con le mani. Non la puoi passare con le mani. Dai, era vedo tutto il video. Boom, ma che qua, bel palleggio. Boom, subito la ripassa. Ancelotti, questo qua è nuovissima, ragazzi. Guarda qua, sì. Ce l'ha ancora la skill, nonostante abbia 90.000 anni, un ginocchio in meno, però ce l'ha ancora la skill. Parlando di Ancelotti, la clip dove porta mano per la mano Vinicius nel classico di qualche giorno fa è stata epica. Bel tocco, signori. Mamma mia. Ma qua, doppio stop di petto. What? Grandissimo, triplo stop di petto. E qui, boh, mio Dio. Che passaggio. Per adesso è il miglior passaggio di questo video, ragazzi. Questo cosa abbiamo? Oh mio Dio, gran passaggio, ma gran caduta. C'era sotto il femore. No, hit il push up. Allegri gol. Vediamo qua, ragazzi, la palla sta arrivando in aria. La gioia si vede dallo sguardo e boom. Tocco elegantissimo e il pubblico impazzisce. Ma direi che possiamo concludere con la light migliore della partita. Milan contro Paris Saint Germain. Qui la spazio in difesa. Guarda chi arriva, Pioli che la stoppa con questo tocco interessantissimo. Non la guarda nemmeno la palla all'altro buco. Sta dando indicazioni sbagliate probabilmente, però tocco incredibile.